Io non ho novità, per cui devo presumere che siano diciamo, discussioni legate alla politica interna, che è l'unica spiegazione sensata a quello che sta accadendo. Io non credo francamente che sia molto proficuo utilizzare, diciamo, le relazioni internazionali per risolvere i propri problemi di politica interna, ma ognuno fa le scelte che vuole fare. Io non ho novità, continuo a fare serenamente il mio lavoro, insomma. Ma con Macron si è sentita? Avete in programma una telefonata o magari anche un incontro per chiarire la situazione? Ma guardi, io immagino che vedrò Macron nei prossimi giorni, come lei sa, perché c'è il G7 in Giappone, il Consiglio d'Europa a Reykjavik, quindi le occasioni per vederci saranno molte, ma ripeto, a me non risulta che ci siano problemi bilaterali tra Italia e Francia attualmente, anzi, mi pare che si lavori, insomma, sui tavoli sui quali bisogna lavorare per affrontare insieme le questioni, quindi diciamo, queste dichiarazioni così aggressive fatte a favore di telecamera mi sembra che parlino all'opinione pubblica francese e secondo me segnalano anche qualche difficoltà, ma non mi infilo nella politica interna degli altri, ecco. Ma diciamo non sono preoccupata da queste critiche perché poi la verità la conoscono tutti e penso anche che se in Europa c'è molta gente che parla di noi è perché probabilmente invece il nostro lavoro stiamo facendo abbastanza bene. Presidente, anche la Spagna oggi parla dell'Italia sul piano stavolta delle politiche del lavoro. Guardi, mi pare che sia la stessa dinamica, no? Perché poi diciamo, si cita il governo italiano e si fa riferimento ai partiti dell'opposizione interna e quindi è un dibattito di politica interna. Dopodiché sulla Spagna il ministro del lavoro dice la precarietà, insomma mi pare che si conosca anche molto poco la situazione, atteso che l'Italia ha appena segnato il suo record storico di numero di occupati, il suo record storico di contratti stabili, per cui forse non si conosce bene il lavoro che sta facendo il governo italiano, ma ripeto, è una dinamica che francamente capite benissimo anche voi che è poco sensata se non per evidentemente difficoltà interne che si hanno e per le quali si utilizzano altri governi, ma la cosa non mi preoccupa Vicepresidente, particolarmente. però.